Siamo dati Gesù e Maria. Allora ragazzi, vedo che state... Cos'è questa qui? Questa è la curva bambini? State tutti quanti concentrati qua, così ci fate venire il mal di testa a tutti quanti. Allora, sentite un po'. Numero 1. Oggi è la domenica d'avvento numero 2, che si chiama anche... Come si chiama anche questa domenica? La seconda. Che vanno parlato un pochino le catechiste e il catechismo. Questa è la domenica di San Giovanni Battista. Bravo, chi ha detto Battista? Alzi la mano. Bravo, questa è la domenica di San Giovanni Battista. Vi ricordate domenica scorsa su che cosa abbiamo pensato? Chi se lo ricorda? Alzi la mano, vediamo un po', tra i piccoli e i grandi. Mi dovete far avvelenare la domenica, Chi si ricorda di cosa abbiamo parlato domenica scorsa? Che era la prima domenica d'avvento. Voi ve lo ricordate? Sentiamo. Di che abbiamo parlato? Perché dobbiamo un attimo capire il percorso che ci può fare la Chiesa. Allora, di che abbiamo parlato? Ti ricordi? Della Chiesa. Abbiamo parlato della Chiesa in che senso? Che cosa ci diceva di fare il Signore? Vi ricordate? Vi ho detto... La parola d'ordine della prima domenica d'avvento sapete qual è? Così stiamo un po'. È sveglia! Capito? Sveglia! Sveglia! State svegli, vegliate, vi ricordate? Cioè, attenzione, stateci a capa, ho detto, dicono a Napoli. Ci siamo tutti, sì, sintonizzati. Ci stiamo tutti a capa. Abbiamo recepito il messaggio della prima domenica d'avvento. Oh! Perché dobbiamo starci con la capa? Perché se no il Signore passa e noi stiamo con la testa per aria, capito? Te passa vicino e tu manco te ne accorgi, ok? Abbiamo capito? Perché? Perché la presenza e il passaggio di Gesù, vi ricordate che ho preso il bambinello e vi ho detto davanti a tutti, ci credete che questo è Dio? Sembra Dio un bambino secondo voi? Mica tanto, no? Vi ricordate? Perché la presenza di Gesù è misteriosa. Non lo possiamo vedere e toccare come vedete toccate me. Gesù devi imparare a riconoscerlo. E se non ci stai con la capa, buonanotte, è impossibile incontrarlo. Oggi ci sta San Giovanni Battista. Qual è il messaggio di questa domenica? Quindi la prima domenica è stateci ca capa. Attenzione, sveglia, il Signore viene, ma per incontrarlo devi prestarci attenzione perché viene misteriosamente. Oggi San Giovanni Battista che ci dice? Qual era la parola d'ordine di questa domenica? Voce di uno che grida nel deserto, che cosa grida San Giovanni Battista? Chi se lo ricorda? Bravo, dava un battesimo diverso dal nostro battesimo per il perdono dei peccati. Ma che cosa diceva San Giovanni Battista? Anche i grandi se lo sanno, per non cadere in depressione, da domenica prossima dobbiamo rimettere i foglietti in giro, poi ve li portate alla casa, che con sto Covid, se no qui non passano i messaggi. Qual è la parola d'ordine di questa domenica? Preparate, prepararsi, preparate la via del Signore. Beh, giusto? O leggo male e quando leggo non si capisce? Si capisce? Allora tocca starci un po' con la capa, ci picchia. Allora, oggi la parola d'ordine è preparate la via del Signore. Perché? Perché se non te prepari, è lo stesso discorso che se non stai sveglio. Cioè il Signore tu lo puoi riconoscere e lo potrai accogliere se ti sei preparato. Attenzione, questa è un po' più facile. Giovanni Battista... Dove era andato a predicare? Dove? Dove sta? Stava al bar? No. Stava al pub? No. Stava allo stadio? No. E dove era andato a dire a tutti quanti preparate la via del Signore? Vi ricordate? Dove stava? I grandi se lo ricordano? C'è qualche voce adulta? Wilderness si dice in inglese, giusto? Wilderness. Oh, desert, ok. Al deserto. Ma scusate un attimo, ma se uno va a predicare nel deserto, ma chi lo sente? Mi sembra una cosa normale.
Scusa, se uno va a predicare al bar, no? Dove sta un sacco di gente, oppure va allo stadio, no? Dove sta la gente? Oppure va su Instagram oggi, d'accordo? Qui parlo io che ci sto qui dentro fino al collo, so, purtroppo. Come mai che va nel deserto San Giovanni Battista? Dimpo. Eh? Va a Nazareth. No, Nazareth non c'era proprio il deserto, proprio nel deserto. E secondo voi, scusate, andando a parlare, a chi andava a predicare? Agli scorpioni? Alle mosche? Che succede? C'era della gente che ci andava a trovarlo nel deserto. Quindi lui stava nel deserto, ma avete sentito il Vangelo? Molta gente accorreva, quindi se ne andava dalle città e andava nel deserto. Domanda. Uno potrebbe dire, scusa, caro Don Leonardo, oppure scusa cara Chiesa che ci fa sentire queste letture, mi dici oggi quali predicatori vanno a predicare nel deserto? Dice, va bene, io voglio prepararmi a Natale, me ne vado nel deserto, oggi col Covid se può andare, però facciamo finta che si potesse andare. Ma dove stanno i predicatori che predicano nel deserto oggi? Conoscete qualcuno? Quindi c'è un messaggio in codice, giusto, capite? Il deserto ci vuole dire qualcosa. Capite che c'è un messaggio in codice? Che significa nel deserto preparato una via del Signore? Secondo voi, che cosa potrebbe significare? Nel deserto, secondo voi, cosa c'è nel deserto? Vediamo. Sapete come è fatto un deserto? Sì, io lo so. Che? La tranquillità. Che ci sta? La tranquillità. Lui dice la tranquillità. Siete d'accordo? È una cosa. Qualcun altro dice i cammelli. Che altro ci sta nel deserto, secondo voi? Vediamo un po'. L'acqua, mica tanta. Se te dice bene. Gli scorpioni, quelli te se magnano. I serpenti pure, ci picchiavo. I cactus. Sentite un po', ma l'ambiente del deserto com'è secondo voi? C'è silenzio? C'è silenzio o c'è rumore? C'è silenzio. C'è silenzio? Davvero? E secondo voi, ditemi un po', non è che forse il deserto, col deserto il Signore vuole farci pensare un po' al silenzio? Che dite voi? Sarà questo il messaggio in codice? Che dicono i grandi? Sarà forse nel silenzio preparatevi all'incontro col Signore? Che ne dite? Potrebbe essere, eh? Potrebbe essere? Mi sa tanto di sì. Potrebbe essere. Nel silenzio, cioè il Cardinal Sarà, conoscete il Cardinal Sarà? È il numero 3 della Chiesa Cattolica. Sapete, ora faccio un po' di gerarchie. Il numero 1 della Chiesa chi è? Almeno questo ditemelo, che se no mi tocca andarmene in pensione, che faccio il vescovo come caccia. Chi è il numero 1 della Chiesa? Andava bene, va. Andava bene. Il numero 2 è un po' più difficile. Chi è il numero 2? Questa è un po' più difficile. Allora, il numero 2 adesso si chiama, era il mio professore di teologia trinitaria quando stavo in seminario, adesso è diventato cardinale ed è il prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, il Cardinal Luis Ladaria, che è quello che aiuta il Papa a custodire la fede da qualcuno che ogni tanto si sveglia la mattina e se la reinventa a propria immagine e somiglianza. Poi c'è il numero 3. Che è quello che aiuta il Papa ad amministrare bene tutta la realtà dei sacramenti della Chiesa, che è la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, che è presieduta da un prefetto che si chiama il Cardinal Sarà, è un cardinale di colore africano, tutto quanto nero, io l'ho conosciuto, un sant'uomo. Lui ha scritto tanti libri, sapete uno dei temi dominanti dei suoi libri qual è? Il silenzio. Se non reimpariamo a stare un po' in silenzio, noi la voce di Dio non l'ascolteremo mai più. Allora, chi di noi, provate a pensarci nel vostro cuore, perché il silenzio è così importante? Perché nel silenzio io posso fare una cosa molto importante, pensare un po', riflettere su come sta andando la mia vita, sulle direzioni che sto prendendo, sulle cose che accadono, che mi succede, farmi le giuste domande, cercare le giuste risposte, perché Dio da un lato ci parla attraverso quelli che ci parlano di Lui, ma Lui ci parla anche, se lo stiamo a sentire, nel nostro cuore. Ricordate sempre una cosa,
alzate la mano, quando noi stiamo facendo qualcosa che non va, ci accorgiamo che se facciamo attenzione, dentro il nostro cuore c'è qualcosa che ci dice sta cosa non va tanto bene. Ci avete fatto caso? I grandi ci hanno fatto caso? Fate un po' così oppure così con la testa oppure alzate l'occhio al cielo. Cioè, se uno impara a fare silenzio, la quadra della vita la comincia a raccapezzare. Se uno si rimbambisce dalla mattina alla sera, comincia dalla mattina tra lavoro, televisione, social network, videogame, giochi, urli, che vuoi tu? Che c'è? Che altro rumore devi inventare? Che altro fate? Instagram? No. TikTok, ecco qua, è lui, TikTok, ora ci mancava solo TikTok, arriva pure TikTok, arrivato. Capito? Ecco, se uno sta tutto il giorno così, ragazzi carissimi, la voce di Dio non l'ascolta mai. E che succede però? La vita continua, la vita continua, la vita continua, i guai si accumulano, la tensione si accumula. Allora, cosa dice Giovanni Battista? E concludo, quindi silenzio. Perché in chiesa si fa silenzio? E io, sapete, su questo ci tengo molto. Anche quando vengono i turisti, io gli dico, ragazzi, Dio vi benedica, la chiesa è un patrimonio di tutti, però qui dovete fare silenzio, se no non ci potete stare. Perché qui dentro chi ci entra ha il diritto, sacrosanto diritto di stare in pace. E se deve pregare e se vuole mettersi in silenzio ad ascoltare il Signore, deve trovare un ambiente consono. Capite? È un diritto. In chiesa si fa silenzio, in chiesa o si ascolta Dio, si parla con Dio o si parla di Dio e basta. Poi certamente se mi cola il naso e ho bisogno di un fazzoletto di carta posso chiedere un fazzolettino di carta, ma sempre sottovoce. Quando si parla in chiesa si parla così, mi dai un fazzolettino di carta? No. E tu rispondi di no, va bene. Così si parla, quando è necessario, perché qui si ascolta Dio. Allora, ultima cosa, quali sono le cose importanti? Cosa dice Giovanni Battista? Ogni colle e monte sia abbassato. Qual è un grande ostacolo nell'incontro con il Signore? L'orgoglio, la superbia, cioè pensare, io non ho bisogno di nessuno, né di Dio. Poi dice, ogni valle, il testo ebraico è molto interessante, la parola ebraica non è proprio valle, ma è depressione. Dice, ogni valle sia colmata. Un altro grande ostacolo è la depressione, la disperazione. Pensare che non ci sia niente, che nella vita non ci sia niente da fare, che tanto le cose vanno come devono andare, che non c'è speranza. Quindi l'orgoglio di chi pensa di poter fare a meno di Dio, la disperazione o la depressione di chi pensa che tanto è tutto inutile. Poi i sentieri tortuosi, anche qua la parola ebraica è bellissima, proprio chi sgarra. Quindi se tu sei consapevole che la tua vita sta camminando per direzioni sbagliate, perché di molte cose noi non ne siamo consapevoli, ma di altre sì, già la nostra coscienza ci dice guarda che stai a sbagliare. Quando la nostra coscienza ci dice questo, noi siamo liberi di ascoltarla oppure di dire non me ne importa niente, continua a sbagliare. Ecco, ogni sentiero tortuoso sia addrizzato. Quindi se tu sai, senti che c'è qualcosa in cui stai sbagliando, devi rimboccarti le maniche e metterti in condizione di fare diversamente, di trovare la soluzione. Queste tre cose, i colli abbassati, le valli innalzate e i sentieri tortuosi che devono diventare dritti, uniti al silenzio, perché il resto ci pensa il nostro Signore, sono le disposizioni che la Chiesa ci chiede per incontrare il Signore che viene. Mi fermo perché troppe cose. Oh, domenica prossima facciamo il ripasso della prima e della seconda, ma prima di domenica prossima, così vi risparmio un annuncio alla fine della messa che non mi piacciono, avvertite, tanto poi lo dirò anche in chat. Martedì faremo la prima bella cosa per i ragazzi più piccoli da 0 a 7 anni, lo trovate sul foglio delle comunicazioni settimanali che vi invito a prendere, a leggere e anche a farlo conoscere. Faremo la consacrazione dei bambini al cuore immacolato di Maria, li portiamo tutti dalla Madonna, e dei genitori o delle famiglie presenti
l'affidamento alla Madonna, perché la Madonna li aiuti ad essere buoni genitori nel giorno dell'Immacolata. Quindi vi invito, come sempre lo stile è quello dell'invito, a essere presenti, perché vivremo questo bel momento comunitario per i ragazzi più piccoli. Poi domenica prossima faremo il ripasso del Vangelo della prima e della seconda, così vediamo se arriviamo. Quest'anno Natale sarà un po' particolare, però cerchiamo, per quanto sia particolare, di trasformarlo comunque in Natale, perché anche con qualche piccolo problema Natale rimane sempre Natale. Il nostro Signore non scappa, né si nasconde né viene impedito. Gli unici impedimenti li può trovare, purtroppo, nel nostro cuore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre.